Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi, come vedete dal nuovo sfondo dietro di me, pare stiano per arrivare i tots. Allora, intanto vi rassicuro al 100%, non arriveranno stasera, non arriveranno questo weekend. Allora, le informazioni che sono trapelate ad ora sono poche, cioè si parla del possibile arrivo del Team of the Season, quindi la squadra della stagione, si parla del possibile arrivo per weekend prossimo o weekend successivo. Quindi fra una settimana o fra 2 settimane massimo. E le informazioni sono trapelate grazie ad alcune persone che hanno leakato alcune informazioni, grazie al rilascio nel database degli aggiornamenti dedicati ai principali campionati europei che solitamente vengono rilasciati contestualmente ai TOTS. Ci sono voci sull'arrivo fra questo weekend e lunedì delle prime votazioni del Community TOTS. Per cui diciamo che siamo proprio lì, anche perché sappiamo benissimo che non si sa se i campionati riprenderanno, non si sa quando riprenderanno i campionati, e è interesse di EA Sports mantenere gli utenti attaccati al videogame, ok? Per cui è necessario l'arrivo dei TOTS in maniera anticipata rispetto allo scorso anno, perché lo scorso anno sono arrivate in FUT a partire dal 10 di maggio. Adesso ci spostiamo sul mio PC, andiamo a vedere una guida che ho scritto questa mattina dove vi spiego cos'è i TOTS, come funzionano e soprattutto una cosa molto importante, il possibile crash di mercato che causerà a tutte le card in meta, quindi tutte le card più usate in Weekend League. Partiamo da qui. Cosa sono i TOTS? I TOTS non è altro che il Team of the Season, quindi la squadra della stagione. Per chi non lo sapesse, è una squadra che prende i giocatori che hanno giocato meglio durante l'arco della stagione e vengono inseriti in questa squadra. La squadra verrà rilasciata, come dicevo, probabilmente o il 24 o il 31 aprile, la prima squadra, e ci sarà una calendarizzazione delle uscite. La calendarizzazione dello scorso anno fu questa. Allora, all'inizio uscì il Community TOTS, che è una squadra che viene votata dalla community di EA Sports. Quindi è probabile che nei prossimi giorni arriverà la prima votazione dedicata appunto ai TOTS della community. E sono giocatori che teoricamente non hanno mai ricevuto carte IF durante la stagione. Una volta uscita quel TOTS, seguirà una serie di squadre dedicate ai principali campionati europei, quindi Premier, Bundesliga, Serie A, campionato francese, per finire con l'Ultimate TOTS, quindi tutti i giocatori più forti di tutti i campionati principali in un'unica squadra. Nel frattempo saranno rilasciate altre squadre minori dedicate ad alcuni campionati minori, come vedete qua. Le card saranno fortissime, questo ad esempio è il TOTS della Premier dello scorso anno, quindi aspettatevi card fortissime e costosissime. Non si aggiornerà nessuna card Once to Watch, nessuna card Headliners. Questo è il codice inserito nel database di FUT nella notte, che come vedete garantisce giocatori di un campionato specifico, Premier, Serie A, eccetera, eccetera, e sono solitamente sfide creazione rosa, aggiornamenti, che vengono rilasciate nella settimana del rilascio del team. Ad esempio, se nella settimana c'è la squadra della Premier, viene rilasciato il pacchetto con giocatori Premier garantiti, in modo tale da invogliare gli utenti a completare la sfida per cercare di trovare TOTS non scambiabili. Saranno rilasciate un sacco di sfide creazione rosa, quindi sfide creazione rosa puzzle giornaliere, sfide creazione rosa flashback TOTS, player moments e chi più ne ha più ne metta. Una cosa importantissima è chiaramente l'impatto che avrà l'uscita di questo evento sul mercato di FUT e sulle card, ok? Intanto specifichiamo questo: se l'evento fosse anche soltanto leakato, trapelato così com'è attualmente, inizierà un calo vistoso delle card in meta. Le card in meta sono tutte quelle card che sono legate al loro utilizzo in Weekend League e in Division Rivals, quindi sono le card più usate nelle vostre squadre. Se noi andassimo a vedere ad esempio l'andamento delle card dello scorso anno in meta, un Neymar 92 che partiva a metà aprile con 350k circa è arrivato all'inizio dei TOTS a 220k, quindi ha perso oltre 120.000 crediti. Anche la versione IF chiaramente ha avuto un forte calo perché è partita da 8,50 fino ad arrivare a 5,30, addirittura 300.000 crediti di ribasso. Una cosa importante è che le versioni speciali, quindi IF, Team of the Group Stage, Headliners, eccetera, subiranno lo stesso calo, con una differenza. Nel momento in cui uscirà, ad esempio, faccio per dire Neymar come esempio, è calato 300k, esce Neymar TOTS. Neymar TOTS costerà
4-5 milioni, nessuno se lo può permettere, tutti torneranno a ricomprare la versione IF di Neymar. Infatti, come vedete, dopo il rilascio dei TOTS al 10 di maggio, il suo prezzo ha cominciato a salire e tornare a 600-700 mila crediti, quindi riguadagnare 100-120 mila crediti. Allo stesso modo è capitato a CR7, la versione della Juve dello scorso anno. Partiva da un prezzo di 1,5 milioni e ha raggiunto il 10 di maggio circa 1 milione, per poi riassestarsi su 1,1 milioni, 1,2 milioni. Lo stesso discorso è capitato alla versione IF, vedete, che partiva da 2,2 milioni, crollata addirittura a 1,5 milioni, cioè ha perso 700.000 crediti, ha perso oltre il 30% del suo costo, per poi chiaramente rialzarsi oltre i 2 milioni, semplicemente perché tutte le card TOTS in arrivo da quel momento in poi, le più forti, avevano costi astronomici. Astronomici che portavano a chiunque volesse utilizzare un CR7 a non potersi permettere la versione TOTS, bensì a dover ricomprare la versione IF, ok? Quindi la stessa cosa capiterà assolutamente alle card quest'anno in meta. Quindi, se vi posso dare un consiglio personale, io terrò il minor numero di card forti possibili scambiabili. Quindi, se volete sapere quando è il momento migliore per vendere, è assolutamente prima possibile. Se già aspettate sabato o domenica, la fine della Weekend League, tantissime persone inizieranno a svendere le proprie card, per cui è inevitabile un calo di queste card, di questi giocatori. Una cosa importantissima su cui ci potremo forse focalizzare a partire da lunedì saranno i giocatori, come vedete, overall 85, 86, 87, 88, 89. Perché? Perché sappiamo che stasera scade la sfida Icon, cosa molto importante, che tiene su i prezzi delle card da SBC tra valutazioni 85 e 89. Quindi attualmente il mio obiettivo è tenere più cash possibile. Come vedete, ho circa 14 milioni cash. Sistemerò qualcosa, completerò un SBC, completerò probabilmente Rodrigo SBC, eccetera eccetera, migliorerò la mia squadra, ma giocherò con non scambiabili principalmente per le prossime 2 settimane. Dopodiché sarà il momento buono per andare a fare la squadra, quindi vendere se volete. Io non vi sto obbligando a vendere, vi sto consigliando, quindi il mio consiglio è vendere la squadra prima possibile, entro oggi magari. E se volete ricomprarla, il momento migliore sarà nei primi 2 giorni dal rilascio dei primi TOTS, quindi dei community TOTS. Però se volete maggiori informazioni, se volete farmi altre domande, vi invito a venire oggi sul mio canale Twitch, FUT18 Italia Off, come vedete qua. Sarò in live dalle 15.30 fino alle 17. Parleremo esclusivamente dei TOTS, parleremo dell'andamento dei prezzi delle card, quando è il momento migliore per vendere, comprare, cosa fare e quali movimenti si possono fare. Quindi mi raccomando, venite su Twitch, ci vediamo lì, iscrivetevi al canale, lasciate un sub, l'abbonamento su Twitch, perché potete accedere al mio canale Discord privato dedicato a chi vuole fare una compravendita ancora più attiva. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio per l'ascolto e la visione, ci vediamo oggi pomeriggio e vi saluto. E fatemi sapere cosa ne pensate dei TOTS. Ciao!